iniziato ad andare a ballare, diciamo, relativamente tardi, magari per quelli che sono gli standard, tra virgolette, ma semplicemente per il fatto che non mi divertivo, non sentivo che era, e questo mi riferisco magari ai 15, 16, insomma, diciamo l'età, In ecco. cui dovrebbe succedere, In ecco. teoria, In poi teoria. vabbè. Non sentivo che la cosa mi dava questa energia, questa forza che poi ho imparato invece a assimilare quando ho trovato quello che più mi piaceva. E Certo. si parla ho iniziato ad andare a ballare appunto a 18 anni. Io ora ne devo fare 22, quindi nel senso è un lasso di tempo piuttosto breve, ecco. Ok. Però è una cosa che si è accesa in maniera piuttosto viva. Poi ho sentito appunto che l'energia che provavo, che percepivo nell'andare a ballare, sempre magari in disparte sotto cassa, non in prima fila, però da una parte a guardare cosa faceva con le mani, insomma, il ragazzo là sopra o i ragazzi, insomma. È iniziato tutto così per svago, perché mi piaceva di base e Ok. mi piace tuttora, certo. Come ricerchi, ecco, come ti sei appassionato al genere e come ricerchi, ecco, ciò che ti piace? Fondamentalmente mi sono appassionato andando a sentire, sperimentando senz'altro, magari spaziando tra più tipi di serate, eccetera, quant'altro. Poi di base sempre musica elettronica, quando parlavo degli inizi, no, degli albori, che non mi piaceva andare a ballare perché in certi generi non riscontravo, non Ma so, ascoltavi tipo altri generi tipo hip hop io oppure? ascoltavo, anzi, più che ascolto, perché ora non ascolto davvero tutto, tutto, tutto. Prima però ero veramente appassionato di un po' tutto. Ha aiutato sicuramente il fatto che da piccino, insomma, ho suonato, ho praticato la chitarra elettrica per una decina d'anni, da quando ero piccino. Purtroppo ho smesso, mi mangio le mani Ti letteralmente. sarebbe piaciuto Sì, no, continuare? in verità è una cosa che nutro ancora in una parte, ecco, Ok. perché è comunque, cioè, avendo imparato, ecco. Diciamo non l'hai abbandonato, non lo vorresti No, non la vorrei abbandonare. abbandonare, ancora là Ok. non mi ci proverei mai, ecco, a darla via, eccetera. Ho un legame affettivo importante con la musica in generale, grazie alla chitarra, perché anche il genere, come dicevi. Non è una cosa che magari mi è stata tramandata dal babbo o dalla mamma, perché non ho magari mai avuto la collezione di dischi in casa. Sì, vabbè, le cose che I magari facevano i classici, miei certo. genitori, però insomma, diciamo che la cultura di base o comunque l'innamoramento per la musica Veniva è da via. te, ecco. No, grazie al maestro di chitarra, Ah, il maestro di il chitarra. numero uno è secco, gli voglio un Ok. sacco bene. Bellissimo, E orgoglioso. niente, quindi. Suonando blues, rock, improvvisazione, insomma, sperimentale, un po' quello che questo, insomma, il maestro tendeva a Ti trasmettermi. piacerebbe portare anche questa linea, no? Nei tuoi set, ci hai pensato? Vorresti Sì, implementarlo? fondamentalmente perché, cioè, noto anche andando ovviamente a ballare che anche live set. Come si vede sempre, per fortuna io dico più spesso, ecco, in giro, sono molto interessanti perché è una cosa nata direttamente da, insomma, da quello che chi è dietro la Certo. console gli passa, insomma, per la testa. Comunque sì, chiaro, c'è una preparazione, non voglio dire che No, è ovvio, fatto a certo. casaccia, eccetera, però è una cosa molto più intima, secondo me. Sono d'accordo. Però è chiaro che insomma, tutto l'ambito DJ in generale è molto affascinante perché si può dar libera espressione a quello che più ci piace fare, trasmettere. Hai già fatto qualche esperienza in pubblico? Sì, ho iniziato insieme a un mio amico, a Kevin. Ci siamo conosciuti quest'estate. Niente, avevamo letteralmente la stessa consolina starter della Pioneer. Abbiamo detto no, dobbiamo fare qualcosa insieme. Beh, ci vediamo, ci rivediamo e quant'altro. E niente, piano piano io personalmente, ma credo di parlare anche per lui, ci siamo levati le nostre soddisfazioni. Il fatto che suoniamo da poco sono veramente personalmente Importanti, tanti. Sì, ecco. per me sì. Grazie ai ragazzi di Frichi Dichi che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando, insomma,
a darci spazio più che altro, sono molto, molto tranquilli. Suoni, diciamo, con loro? No, non faccio parte dello staff di Free, cioè non mi voglio prendere questa licenza poetica, ecco. Però insomma io li ringrazio di cuore mio. Poi certo. Abbiamo suonato a Bologna per Split, che è un collettivo studentesco, spero di dirlo bene, in ogni caso dei ragazzi molto simpatici, tranquilli alla mano, che ci hanno dato tutto lo spazio che nemmeno gli avevamo chiesto, quindi numeri uno, okay. Grazie mille anche a loro. Tube al Tenax, abbiamo aperto a due ragazzi sempre di Bologna. Poi ora, insomma, anche festini ovviamente privati, cioè certo. Sì, privati, insomma, tra amici, i soliti 15-20, ma ci divertiamo un sacco. E a me sono anche quelli, diciamo, più belli e più ti formano anche. Sì, 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 posso dir di sì, perché alla fine sei a mettere dischi, sì, e se sei, insomma, magari concentrato su quello che fai o su chi hai davanti, sulle reazioni, io è una cosa che sto cercando di imparare sempre più. Di capire chi ho davanti, come certo. Le persone reagiscono. Poi ci sta che sia un luogo comune e basta, però alla fine secondo me è vero, ecco. È vero, ok. Diciamo, hai ansia prima di suonare? Ah beh, senz'altro, certo. Io quando suonavo la chitarra ho suonato una volta in pubblico, una cosa che sulla quale tra l'altro era un pezzo di Gio Satriani, fatto con il tapping, che è una tecnica, sì, che per me, ora che mi riguardo, cioè a posteriori dico, madonna, cioè a 16 anni mi ero talmente infognato, e per quello c'è, cioè, il rimorso di cui ti parlavo, certo, no? Se avessi un vabbè, no, nel senso, poi in verità, insomma... Per dirti, ero super provato e è stata l'unica volta che ho suonato in pubblico, ecco. E poi è risuccesso tutto un tratto con insomma, un DJ set. Un DJ set. E sì, c'è, però sono sicuro. Molto tranquillo, ecco. Non sì, è, non sì, è no, non cerco di farmi prendere troppo dall'ansia. Okay. Magari posso anche vacillare, lo riconosco. Certo. Sono agli inizi, per carità, non insinuo niente. Però sì, devo imparare un po' a assimilare questa sensazione di base. Ottimo. Ci sono altre passioni che avresti voluto approfondire, oltre alla musica? Ti dico la verità, no. Ok. Ti dico la verità. Mi prende a 360 gradi, non mi prendere alla lettera perché comunque lavoro e certo, quant'altro. Però quando posso dedicargli del tempo, che sia ascoltare, suonare, provare qualsiasi cosa che sia inerente appunto a questo mondo, mi ci butto e ci sto tranquillo come se fossi sdraiato sul divano, nel senso è una cosa che mi rilassa, quindi certo. Perché non farlo appunto? E, sono d'accordo. Bellissimo, allora ti ringrazio. Ah, grazie a voi. Ti sei trovato bene sì. con noi. Ma certo. E con te passare, sei benvenuto. Grazie a voi.